Benvenuti a Due Parole con l'assessore e benvenuta a Die Ndiaye, assessora del Comune di Scandicci, con delega, fra le altre, alla formazione professionale. Grazie di essere con noi, assessora. Grazie a voi per l'invito. Dunque, proprio di formazione professionale parliamo oggi, perché anche a Scandicci c'è una ricca offerta per coloro che, come dire, non intendono intraprendere il classico iter che li porterà poi forse a diventare dei dottori, ecco, andando ad ingigantire il bacino, magari, ahimè, purtroppo, dei disoccupati. Quindi Scandicci offre opportunità per crearsi un reale percorso che poi potrà dare sbocchi concreti nel mercato del lavoro. Assessore Ndiaye, possiamo riepilogare quali sono le opportunità che offre Scandicci? Sono tanti. Partiamo già dal presupposto che Scandicci, come ci piace dire, è una città democratica, fondata sul lavoro. Questo che vuol dire? Fondata sul lavoro nel senso è il primo distretto europeo del lusso, come sappiamo tutti, sede di alcune eccellenze. E questo ha fatto sì che si è pensato non soltanto alle imprese che stavano crescendo, che erano di qualità, di accompagnarli anche con delle strutture che diano formazione, che permettano ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, a coloro che vogliono trovare un'altra strada, di essere inseriti nel mondo del lavoro. La formazione professionale pubblica è in realtà molto consistente, non bisogna pensare solo alla componente privata, giusto, assessora? La formazione professionale da noi non è che costa, perché vi do l'esempio di ASPI e l'ITS Mita, c'è solo una quota di iscrizione, mentre Polimoda è un pochino un aspetto più privato, perché sono delle cifre che partono da 10.000 in su. Però a Scandicci abbiamo la possibilità di dare ai ragazzi una risposta per essere inseriti nel mondo formativo, poi dopo che sfocia il mondo del lavoro, che è molto importante. A livello pubblico, per esempio, mi viene in mente il Russell Newton, per esempio, Mita. Russell Newton è anche socio membro fondatore di Mita, perché gli ITS sono stati costituiti così, quindi già i ragazzi lì dalle superiori vengono formati all'indirizzo moda anche lì. E ricordiamo anche un'altra cosa: l'indirizzo moda ce l'abbiamo, primo istituto ITS moda ce l'abbiamo in Toscana, ce l'abbiamo in Mita, quindi i ragazzi di Russell Newton sono gli stessi ragazzi anche che ritroviamo in Mita. Quindi dall'età già giovanile, prima della maggiore età, sono già indirizzati coloro che scelgono indirizzo moda a essere formati per poi dopo andare a approfondire il percorso all'ITS Mita. Che altro parliamo di moda, di pelletteria, sono quei settori trainanti in cui se uno riesce a ottenere un diploma, poi è pressoché automatico riuscire ad avere un reale sbocco nel mercato del lavoro, giusto? Quando noi diciamo che è il nostro fiore all'occhiello, vuol dire che tutti i ragazzi che sono seguiti lì all'ITS Mita, ma anche a ASPI, 90% al secondo anno già cominciano i loro stage e poi vengono inseriti nel mondo del lavoro, perché c'è una richiesta delle nostre imprese sul territorio. La cosa importante da sottolineare è che anche quando fanno i piani di programmazione degli studi, tengono in considerazione di che cosa hanno bisogno le aziende. E poi la cosa importante da dire, abbiamo dei numeri che si sono aumentati nonostante la pandemia. Oggi abbiamo nuovi iscritti al MITA, abbiamo 150 ragazzi che ci sono iscritti. E questo è l'anno scorso erano 130. Quindi, e poi ricordiamo qualche anno fa, quando è nato il MITA, c'era un corso solo, 20 studenti. Ora ci ritrovano con 300 studenti, quindi vuol dire che c'è la qualità, c'è la competenza. Quindi, riepilogando, assessore Ndiaye, un ragazzo di Scandicci, o non solo di Scandicci comunque, che intende intraprendere un certo percorso, i costi sono abbordabili, a parte il Polimoda, no? Si è detto il Polimoda, no, lì è un pochino più esclusivo, se non ho capito Ma lì male. danno anche delle borse di studio, però lì è un altro livello, perché Polimoda c'ha una connotazione anche Esatto. internazionale, mentre i nostri ragazzi, quando hanno il diploma, non hanno voglia di andare a approfondire i percorsi universitari, vogliono professionalizzarsi nel settore della moda. Mita offre la possibilità, però non è che
c'è un lì, o comunque c'è un numero limitato, perché non possono prendere più di 30 ragazzi in un corso. Certo, quindi certo. Attualmente ci hanno 5 corsi, e ogni corso c'ha una trentina di ragazzi, bisogna avere 18 anni, essere diplomato e conoscere anche possibilmente la lingua inglese. E la quindi... quota di iscrizione, l'abbiamo detto, è circa 1000 euro, va fatta questa quota di iscrizione, però tutto il resto è gratis, perché sono dei fondi regionali e ministeriali che vanno a coprire le spese. L'aspetto organizzativo in questo difficile periodo di pandemia, come ha retto questo sistema di formazione professionale diffusa? Dal 9 marzo, dopo lo scombussolamento della situazione che ci ha visto tutti impreparati, loro, tutte le nostre due scuole, Mita e Polimoda, avendo già l'abitudine di usare queste metodologie di videoconferenza, si sono organizzati benissimo. La prima preoccupazione è stata quella di lavorare sullo stato d'animo anche dei ragazzi, perché i ragazzi erano giovani, si sono ritrovati da un momento all'altro a non poter più frequentare la scuola, a non poter più vedere i loro compagni, a non poter più andare nelle aziende per lo stage e tutto. Mentre l'ASPI, l'alta scuola di pelletteria di San Colombano, ha avuto più difficoltà, perché dovendo lavorare con i macchinari, i ragazzi dovevano essere nel laboratorio, quindi per tanti mesi è rimasto fermo. Però si sono ripresi, si sono ripresi ora, e hanno fatto un sacco di cose in collaborazione anche con alcune imprese. Diciamo che per questo siamo contenti. Però la cosa che mi preme di dire, perché noi siamo fieri di queste nostre scuole? Perché siamo nella giunta, sia di Mita, sia dell'alta scuola di pelletteria, sia di Polimoda. Questo ci permette anche di condividere con loro quali sono le problematiche, quali sono le richieste. E da lì l'amministrazione capisce come può andare a dargli una mano per risolvere i problemi. Poi, secondo me, hanno trovato anche dei nuovi strumenti per valorizzare meglio i percorsi e dare anche fiducia ai ragazzi. Come l'esempio ultimo di quelli che abbiamo visto a Russell Newton, durante il momento di pandemia, didattica online, i ragazzi hanno creato degli app di alti livelli su delle tematiche importanti che sono dentro l'agenda 2030 dello sviluppo sostenibile. E quindi, insomma, anche lo spirito imprenditoriale emerge in questi giovani studenti. Bene, io ringrazio dunque l'assessora Diendiae e ringrazio voi per averci seguito. Grazie Luca.